Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo di trattamento del silenzio che purtroppo abbiamo subito tutti noi dipendenti affettivi. Purtroppo la dipendenza affettiva si cura in terapia ed è anche una conseguenza dovuta ad alcune, tra virgolette, ferite aperte, diciamo, che abbiamo dall'infanzia o dall'adolescenza. Quindi spesso ci sono delle insicurezze, ma anche delle ferite, oppure c'è stata anche una gestione sbagliata di alcuni eventi. Comunque, ovviamente, un bravo psicologo potrà aiutarvi. Il trattamento del silenzio, che è una punizione vera e propria che il narcisista attua, ma non solo. A volte ci sono anche altre persone che usano questa cosa un po' per vantarsi, però soprattutto il narcisista. È una cosa devastante perché ti porta a dubitare di te stesso, delle tue azioni, di ciò che hai fatto o non hai fatto. Ma ha delle conseguenze sia nella relazione con l'altra persona, ma anche proprio in noi stesse. Quindi vediamo insieme quali sono queste conseguenze e soprattutto perché tu dovresti scappare a gambe levate da chi fa il trattamento del silenzio, perché l'amore non si elemosina, non si baratta, non dobbiamo fare cose per avere e ottenere amore da una persona, soprattutto persone narcisiste che tanto comunque non ci sapranno amare o dare niente. Nella relazione mancherà il dialogo, ogni volta che io provo a parlarti tu sparisci, mi fai trattamento del silenzio. Non accetti in modo empatico quello che ti dico e non ti interessa capirmi e non ti interessa spiegarti, quindi in realtà sparisce e basta. Quindi sicuramente ci sarà una gravissima, a livello di intimità di coppia, che non parlo di intimità come passione, parlo di intimità come qualcosa di condivisione, di sentirsi a casa. Non mi sentirò mai a casa perché non mi sentirò mai accettata e non riuscirò neanche mai ad esprimere ciò che sono e a comunicare con te in modo empatico, quindi alla pari. Non riusciremo mai a risolvere nessun tipo di diverbio, proprio perché ogni volta che ci sarà non mi darai l'opportunità di parlarne, di risolvere. Spesso i narcisisti hanno anche questa cosa che c'è qualcosa che non va, spariscono e rispuntano magari dopo 3-4 giorni, un mese, come se nulla fosse, cambiando totalmente l'argomento. Non risolverete mai nulla. E in più, se siete dipendenti affettivi, vi legherete ancora di più, logicamente. Oppure, se non lo siete, vi sentirete costrette in qualche modo ad avere questa dipendenza, perché chi si attacca al trattamento del silenzio sono persone che purtroppo hanno delle ferite all'interno di questo tipo, per qualsiasi paura dell'abbandono, paura di altre cose. Diciamo che comunque una persona normale con una buona autostima ti direbbe: ah sì, ti comporti così, ma devi andare a quel paese ed è giusto fare così, perché tu non prendi e sparisci, si risolve la situazione, non è che sparisci senza dare spiegazioni, soprattutto se è colpa tua. Conseguenze sulla persona sono diverse, sicuramente sofferenza, perché alla fine io non capisco cosa sta succedendo, mi sento inadeguata, quindi sofferenza. Stress. Quante volte i dipendenti affettivi, e mi ci metto anch'io, incentrano le proprie energie durante la giornata su quella persona lì, per capire cosa è andato, cosa non è andato, mi scriverà, non mi scriverà, cosa farà, cosa non farà. Diventa difficoltoso vivere, alzarsi la mattina e lavorare o fare le proprie mansioni quotidiane o prendersi cura di sé, perché c'è sempre questo stress, questo pensiero, questo rimuginio che ci rapisce, ci travolge. Condizionare anche il comportamento che abbiamo per provare a non offendere, a non postare, a non dire, a non disfare, a non capisci neanche bene in realtà se andare avanti con la tua vita oppure rimanere ferma lì. Mentre questo si fa beatamente i cavoli suoi, sicuramente ci rovinerà ancora di più l'autostima e ci porterà continuamente a chiederci le varie motivazioni sul il motivo per cui questa persona ha preso e ha deciso di andarsene così dalla nostra vita. Quindi questo è il trattamento del silenzio, che è una vera e propria punizione, che se riesce in qualche modo a colpirci e se noi abbiamo, diciamo, delle avversioni a queste punizioni, quindi sono punizioni che con noi funzionano, ovviamente ci faranno del male. Scappare, scappare, scappare da chi fa trattamento del silenzio. Questo non vuol dire che uno deve stare morbosamente attaccato al telefono, ma neanche che si comporti come un coglione. Scusate la parolaccia, però è doveroso dirlo, coglione. Niente, questo è tutto. Fammi sapere se hai avuto a che fare con un narcisista patologico, perché ovviamente il narcisismo sano esiste ed è una condizione, in realtà, secondo me, ideale di vivere. Quindi con assertività, sapere quali sono i miei valori, quali sono i miei bisogni, ma rispettare anche gli altri e i valori degli altri. Questo è tutto, un bacione, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!